Ciao a tutti, io sono Federico e questa è l'undicesima puntata del tutorial sulla chitarra dove parleremo degli accordi a quattro note. Proprio su questo canale nei prossimi mesi vorrei proporre degli streaming di approfondimento sulla chitarra e per farlo ho bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al canale cliccando qui sotto. Grazie. Oggi parliamo di accordi a quattro note, cioè il vero cuore pulsante della discussione armonica, dato che gli accordi con le loro funzioni esercitano il vero significato musicale delle progressioni che troviamo all'interno della stragrande maggioranza dei brani in circolazione. Questa conoscenza delle funzioni degli accordi a quattro note ci aiuta, oltre che a capire la composizione dei brani che già conosciamo, a noi già noti, anche a predire o a trovare le cosiddette sostituzioni degli accordi per quelle canzoni che ci vengono proposte per la prima volta. E ci può essere utile quando facciamo delle nuove composizioni. Per semplicità di spiegazione useremo la solita scala di Do e costruiremo questi accordi a quattro note andando a collezionare terze, cioè andando a saltare sempre una nota all'interno della scala del modo, partendo dalla fondamentale e collezionando quattro note. Le terze, per esempio, partendo dal primo modo, sono Do, Mi o Mi, Sol. Quindi si salta una nota in mezzo. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, vatti a vedere la puntata in cui spiego i modi. Considerando il primo modo, quello ionico, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e saltando una nota andiamo a trovare Do, Mi, Sol e Si. Abbiamo costruito l'accordo delta. Consideriamo il secondo modo, che è quello dorico, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, e andiamo anche qui a saltare una nota. Quindi troviamo il Re, il Fa, il La, il Do, e quindi otteniamo l'accordo di Re minore settima. Il terzo modo, che parte dal Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re e Mi. Anche qui, saltando una nota, troviamo il Mi, poi troviamo il Sol, il Si e il Re, ottenendo quello che è l'accordo di Mi minore settima. Consideriamo adesso il modo lidio, quello che parte dal Fa, quindi Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. E anche qui, andando a saltare una nota, abbiamo Fa, La, Do e Mi, ottenendo quindi Fa delta, se vogliamo. Consideriamo il modo Mi solidio, che parte dal Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Anche qui, andando a saltare una nota, abbiamo il Sol, il Si, il Re e il Fa, e otteniamo l'accordo di Sol settima. Andiamo ancora a considerare il modo eolio, che parte da La, quindi avremo quindi saltando una nota abbiamo il La, poi abbiamo il Do, poi abbiamo il Mi e poi abbiamo il Sol, ottenendo quello che è l'accordo di La minore settima. Infine, ultimo modo, quello locrio, si parte dal Si, quindi abbiamo Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Anche qui, saltando una nota, otteniamo Si, Re, Fa e La.
Questo accordo, che è molto particolare, si chiama accordo semidiminuito, indicato con un pallino tagliato, oppure dicendo che è un minore settima con la quinta bemolle, e si suona in pratica qui o qui, oppure, come lo seguiremo negli esercizi, lo andiamo a suonare qui, per quello che abbiamo trovato con i modi. Ci troviamo di fronte al Do delta, Re minore settimo, Mi minore settimo, Fa delta, Sol settimo, La minore settimo e Si semidiminuito. Riassumendo, quindi, due accordi delta sul primo e quarto grado, tre accordi minore settima sul secondo, terzo e sesto grado, un accordo settimo sul quinto grado e un accordo semidiminuito sul settimo grado. Ognuno di questi accordi ha diverse forme e inoltre ha una funzione molto importante che impareremo a conoscere nei prossimi video. Ora concentriamoci sul memorizzare con un semplice esercizio la costruzione e la progressione di accordi ottenuta dai singoli modi. Ma prima di farlo, come al solito, vediamo un piccolo esempio di applicazione. Vediamo nel dettaglio l'esercizio sulla sequenza degli accordi a quattro note. E anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata. Vedremo le forme e le funzioni dell'accordo delta nella prossima puntata. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video tutorial. A presto!